conclusione di questo itinerario semplicemente riprendere alcuni punti dell'introduzione, quindi quello che ci siamo detti il primo giorno, e poi individuare anche un filo rosso all'interno dell'itinerario che noi abbiamo fatto in queste figure che di volta in volta abbiamo cercato di leggere. Allora, innanzitutto, con che spirito accogliere queste parole? Questa è una prima considerazione che vorrei fare, cioè, e qui vorrei ribadire che lo spirito con cui noi ci siamo messi davanti a queste parole è molto chiaro: non sono parole che si sostituiscono alle scritture, come abbiamo detto il primo giorno, ma anzi, abbiamo visto, sono altrettanti echi alle scritture. E credo che proprio la letteratura siriaca, in modo particolarissimo, ci ha aiutati a capire quanto la scrittura rimane al centro anche della riflessione patristica. Quello che abbiamo fatto è appunto questo: ascoltare i cammini di credenti prima di noi. Cammini di ricerca, ripeto, come vi dicevo il primo giorno, uno dei rischi a volte di chi si accosta alla patristica è appunto quello di prendere quest'epoca come un secondo canone, cioè l'epoca d'oro che va semplicemente riproposta, rivissuta e tutti i problemi si risolvono. Per me questo sarebbe il peggior tradimento dei padri. I padri, quello che dicono, non è tutto oro colato. A volte bisogna entrare in dialogo critico anche con le pagine che scrivono. È il frutto della loro esperienza, però, e per questo va presa sul serio, un'esperienza che generazioni di credenti ci hanno voluto trasmettere. Come vi dicevo, tante cose hanno scritto gli autori antichi del cristianesimo. I cristiani antichi hanno scritto molto di più di quello che noi abbiamo. Ma se questo è stato trasmesso è perché non solo chi lo ha scritto ha creduto di dovercelo consegnare, ma in mezzo ci sono tutta una serie di credenti delle precedenti generazioni che l'hanno letto, l'hanno copiato e l'hanno trasmesso perché vi hanno visto qualcosa di importante. Questo è lo spirito col quale noi, ed è questo che dà valore a queste parole. La lettura dei padri dunque deve essere creativa, vale a dire fatta con un ascolto che poi si trasforma in pensiero. Vi citavo il primo giorno quella parola di padre Pellegrino, dell'arcivescovo di Torino, il quale diceva appunto rimettere i padri nella teologia vuol dire ridare spazio all'intelligenza. Ecco, questo per me è importante. Creare un pensiero e quindi un tentativo di dialogo con le esperienze dei padri. Dunque un dialogo che allarghi gli orizzonti, che ci faccia entrare nella complessità, nella varietà degli approcci. Già solo scoprire che accanto alla letteratura patristica latina, a quella greca, c'è quella siriaca, poi c'è quella copta, poi c'è quella armena, poi c'è quella etiopica, tutto questo ci aiuta a capire come in realtà quel medesimo mistero ha molte incarnazioni, molte attualizzazioni, e che guardare reciprocamente la tradizione gli uni degli altri non solo non ci impoverisce, ma ci aiuta forse ad andare più in profondità. Ecco, queste erano le premesse dalle quali noi siamo partiti: leggere i padri come cercatori di senso prima di noi, come coloro che ci hanno preceduti nella fatica della sequela del Signore, e come custodi di un necessario pluralismo. Dunque nessuna lettura nostalgica dei tempi che furono, dicevo, sarebbe il più grande tradimento dei padri. Le loro parole ci invitano a guardare al nostro oggi, ma con l'aiuto dell'esperienza che è stata la loro, e per inventare un futuro che sia sempre un po' più fedele al Vangelo. Ecco, queste erano le premesse dalle quali siamo partite, a noi poi di verificare in che modo abbiamo attraversato questi autori. Secondo punto di questa riflessione conclusiva è un tentativo di cercare di mettere insieme i pezzi. Sempre nell'introduzione
io vi giustificavo la scelta dei padri sirici tra tutti i padri che si potevano prendere con alcune ragioni che adesso ricordo. Avevo detto, mi sembrava interessante confrontarci con questi autori perché si tratta di una tradizione di confine e dicevamo che la tradizione di confine è più feconda spesso, mostra una particolare fecondità proprio perché è stimolata dalla diversità. Perché ci ha conservato una ricca tradizione letteraria nonostante le distruzioni, e questo anche abbiamo potuto constatarlo. Per la sua visione teologica e antropologica particolare, questa teologia poetica e questa antropologia integrata, come abbiamo detto, e infine perché ci aiuta, spero, ad apprezzare qualcosa di quel ricco patrimonio del cristianesimo medio orientale che vediamo attraversare momenti bui. E spero con quel video che abbiamo visto quella sera e con le parole dei padri che questa realtà cristiana medio orientale vi rimanga un po' più familiare, un po' più presente anche nel vostro ricordo al Signore. Pensando a questo corso, avevo davanti a me due strade su cui ho esitato molto: o procedere per temi, saltando da un padre all'altro, oppure procedere per autori, presentandovi di volta in volta una figura. Alla fine, ovviamente nelle linee essenziali, privilegiando un aspetto tra i tanti che si potevano prendere in ciascuno di loro, alla fine ho scelto la seconda via con un intento che spero abbia portato qualche frutto, e cioè quello di rendervi un po' più familiari con dei volti anziché che con delle idee. Cioè, il rischio dei temi poteva essere magari più ordinato, perché dice partiamo da un tema e arriviamo a un altro, ma il rischio era che alla fine diventavano tante parole messe insieme di tanti nomi che rimanevano estranei tanto quanto all'inizio. Ecco, aver attraversato degli autori uno a uno, credo, spero che vi abbia aiutato un pochettino a familiarizzarvi con ciascuno di loro. Forse adesso, se vi capitasse di sentire Sahdona, ecco, non pensiate che sia un asteroide nuovo che è stata scoperta, ma che si tratta di un personaggio. Efrem probabilmente vi era già un po' più familiare, e così anche Isacco, Giovanni di Daliato. Cioè, spero che alla fine... E sono appunto delle figure, dei volti con i quali appunto, con il cui pensiero entriamo in dialogo, quello che vi portate a casa. E però a questo punto vorrei anche tentare brevissimamente l'altra strada, cioè quella dei temi, cioè attraversati questi autori, che cosa noi possiamo mettere in fila grazie alle parole che ciascuno ci ha detto, appunto. E allora qui molto brevemente, vi ripeto, questo itinerario in cui evoco semplicemente quello che abbiamo visto. Un primo punto che credo ci portiamo a casa è certamente quello della centralità della scrittura. Un mondo di confine come quello siriaco, ma con i piedi ben saldi, ben piantati nelle scritture di Israele, anche a motivo della loro origine. Vi dicevo, molti dei cristiani siriaci delle prime generazioni erano ebrei convertiti al cristianesimo, cioè che hanno accettato la messianicità di Gesù. E per questa tradizione la scrittura è rimasta, come vi dicevo, davvero centrale, fondamentale, irrinunciabile. La scrittura resta per queste chiese il cuore della teologia e della fede, il riferimento imprescindibile per qualsiasi credente. E questo credo che sia una prima eredità che questa Chiesa ci lascia. La scrittura davvero come il patrimonio più caro di ogni credente. Una scrittura dai sensi inesauribili, una scrittura che è sempre nuova, cui il lettore si accosta non per chiuderla ma per aprirla, non per esaurirla ma per dissetarsi, per riprendere le immagini di Afrat e di Efrem che abbiamo ripercorso.
Quindi questo è il primo punto, la scrittura. E credo che questo sia davvero, dicevo, sono parole per il nostro oggi, è davvero il primo grande messaggio anche alla nostra fede, alle nostre chiese oggi. Senza la scrittura non si può essere cristiani. Un secondo punto, una teologia poetica. Il mistero contemplato nella scrittura va poi narrato in quella forma particolare che i padri siri hanno privilegiato nella loro letteratura più antica, che è la poesia. L'insegnamento di Efrem, già le odi di Salomone, poi Giacomo di Sarug e molti altri. Attenzione, nessun disprezzo per il concetto. Non è che vogliamo adesso diventare tutti dei poeti, anche perché la grazia della poesia non è data a tutti, almeno quella scritta, poi quella dello spirito, sì, tutti siamo un po' poeti, certamente poi ci vergogneremmo magari di farle vedere ad altri, ma chi di noi non ha mai scritto una poesia in vita sua? Però, senza nessun disprezzo per il concetto, questa teologia ci ricorda che c'è un limite alle parole e ai concetti, e la poesia è più atta a dire qualcosa di Dio proprio perché, ancora una volta, apre senza chiudere, evoca senza definire. E soprattutto indica che c'è un oltre. Con l'immagine e il paradosso ci racconta che c'è un mistero comprensibile e un mistero che va oltre ogni intendimento e ogni parola. E anche qui io credo che vi sia un prezioso insegnamento per l'oggi. Pensare ad una teologia più narrativa e più poetica. Più biblica, direbbero i padri siriaci, perché vi ricordo, l'abbiamo già detto, che Efrem non è che inventa chissà che cosa, ma semplicemente dice il compito dell'esegeta teologo non è quello di trasporre i simboli in concetti, ma quello di raccontare i simboli di nuovo attraverso dei simboli. La teologia deve ridire quello che c'è nella scrittura, ma senza cambiargli il sesso, potremmo dire, cambiargli il modo. Deve semplicemente riesprimerlo con parole nuove, con parole sue, con parole che appartengono alla sua storia, alla sua cultura, al suo momento, ma non deve trasformare. E quindi qui anche c'è un messaggio, la teologia anche che non ha paura di ammettere il proprio limite. E attenzione, questo non riguarda solo i teologi, riguarda anche i credenti. Tutte le volte che davanti a un quesito, una domanda, un'interpellazione, anche di chi magari ci vede come persone di fede che ci fa una domanda, a volte avere anche il coraggio di dire non so, fin qui arrivo e poi faremo ancora un pezzo di strada. Non sappiamo tutto, non abbiamo capito tutto, ma siamo in ricerca davanti a un mistero che è sempre oltre la nostra comprensione, le nostre parole. A volte è molto più utile dire un non so, che dire tante parole in cui neanche noi crediamo. Questo credo sia un grande insegnamento della teologia poetica, uno dei più spiccioli, se volete, ma molto pratico. Un terzo punto, non dimenticare che il criterio ermeneutico della vicenda cristiana è dato dal movente dell'economia divina, cioè al cuore di tutto c'è una storia, c'è un movente, che è quello che ha mosso tutto, dalla creazione fino alla venuta ultima di Cristo. Questo movente è la carità infinita di Dio e questo movente diventa il criterio ermeneutico di ogni parola teologica. Ogni volta che noi diciamo una parola a nome del cristianesimo, in quanto cristiani dovremmo sempre chiederci, misurarla sul movente primo ed ultimo dell'economia divina, che è la carità di Dio. Questo ce lo ha ricordato Giacomo di Sarug in particolare, ma anche tanti altri. Troppo spesso abbiamo fatto teologia come se il cuore del messaggio non fosse determinante anche per indicare il metodo. Il cuore deve determinare il metodo. Se il movente è la carità, anche il metodo deve essere improntato da carità. Non possiamo dire parole di carità gridandole contro gli altri.
E quindi i testi sacri non possono essere utilizzati come clave. Ecco, questo è il messaggio di questo criterio ermeneutico. Dalla creazione all'incarnazione alla redenzione tutto è mosso da un criterio che diventa poi determinante per ogni parola e per ogni vissuto cristiano. Un quarto punto, la lettura del Vangelo poi ispira le nostre vite comunitarie. È il messaggio dell'Ibergradum, è il messaggio di Sardona, che appunto ci dicono come poi il Vangelo si fa relazione, non rimane idea, anche poetica, ma rischia pure la poesia di rimanere idea. Più bella il concetto, più affascinante, più evocativo. Ma diventa storia, diventa carne, diventa relazione, trasforma le relazioni. Altrimenti non è parola di Cristo, non è parola evangelica. Un quinto punto, una visione antropologica integrata. Cioè, una visione antropologica in cui all'essere umano viene data la sua dignità di essere duplice, esteriore e interiore. La consapevolezza di una duplicità però non contrapposta ma in dialogo e soprattutto attraverso la riscoperta della interiorità. Anche qui un grande insegnamento per il nostro oggi, che come dicevo spesso smarrisce, ha smarrito la via verso l'interiorità e la cerca ansiosamente, disperatamente senza poterla trovare. Spesso le nostre parole cristiane sono parole esteriori che mancano di questa consapevolezza. Ecco, Giovanni di Daliate in questo credo che ci abbia aiutati a ritrovare questa dimensione. Cioè che al cuore di ogni essere c'è un altro mondo. Oggi la psicologia è molto più avanti della parola di fede. La psicologia dice molto di più sull'inconscio, il profondo, noi diremmo cristianamente l'uomo interiore, di quanto spesso noi uomini di chiesa diciamo, appunto, della nostra fede. Quindi è un mondo che ci restituiscono appunto altre scienze, ma che spesso le parole di fede hanno perso. Quindi un mondo da conoscere, da esplorare, da evitare, da riordinare, ecco che cos'è il nostro uomo interiore. E poi da compaginare insieme al nostro essere esteriore. Noi siamo una duplicità che mira alla compaginazione, all'armonia. Abitare la propria interiorità per trasformare il proprio vissuto. Questo è il messaggio dal punto di vista antropologico di questi padri. E infine, l'ultimo punto, tutto è orientato a scoprire e vivere la carità di Dio. È l'insegnamento di Isacco che vedevamo ieri pomeriggio, dove mira tutta la vita. Tutta la vita spirituale mira a contemplare questo volto, dice Isacco, che è un volto misericordioso, di una misericordia senza ripensamenti e senza condizioni. Noi siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. Ma una cosa non possiamo farlo, far cambiare idea a Dio, questo no. Le ragioni che muovono il suo essere non sono disponibili al nostro peccato. E quindi questa idea, questa fede in un Dio eternamente misericordioso, dice Isacco, che ispiri due tensioni, chiamiamole così, due cammini di conversione, due progetti di vita. Da una parte questa tensione a passare nel nostro rapporto con Dio dal timore all'amore, dallo schiavo al figlio, che è la grande conversione che ci è chiesta, la conversione del volto che ci portiamo dentro di Dio. Come ci mettiamo davanti a Lui? Ci può stare pure che uno ogni tanto si sente schiavo, ci può stare pure che ogni tanto uno si sente mercenario, però l'obiettivo è andare oltre, e cominciare a sentirsi figli, nella libertà dei figli, che agiscono nella libertà dei figli. La seconda conversione è quella del passaggio nelle relazioni interpersonali, questa volta, dalla giustizia alla misericordia, verso quella compassione universale che per Isacco è il tratto più proprio di Dio,
questo Dio compassionevole per tutte le creature e che è il fine della vita spirituale. La maturità spirituale non la misuriamo in nient'altro che in questo, nella nostra capacità di avere ogni tanto qualche briciolo di compassione, nel senso pieno del termine, non la compassione, purtroppo in italiano questo termine è stato slavato, no, ma nel senso etimologico, cioè di partecipazione emotiva e profonda alla realtà dell'altro, chiunque esso sia, dice Isacco, senza distinzioni e senza confini. Un terzo ed ultimo punto, padri o eretici, permettetemi quest'ultima provocazione. Introducendo questo corso, io ho accennato brevemente alle vicende storiche delle chiese a cui questi autori appartengono. Non ho insistito troppo sulle questioni cristologiche volutamente, un po' perché vi avrei perso dopo 5 minuti e dopo 10 mi sarei perso anch'io, un po' anche perché non era l'oggetto di questo corso. Ho accolto questa sfida di fare una settimana sulla cristologia, non sono morti, ma certamente alla fine eravamo abbastanza provati da tutto questo. Ma non ho neppure nascosto il fatto che quasi tutti questi padri in realtà appartengono a tradizioni religiose, cioè a chiese, diciamolo senza mezzi termini, che non sono in comunione con la Chiesa Cattolica, se non in quelle parti che poi, vi dicevo, a un certo punto ristabiliscono la comunione, cioè le cosiddette chiese uniate, per gli assiri, cioè per i siro orientali, i caldei, che sono cattolici di rito orientale, per i siro occidentali, i cosiddetti siri cattolici, poi i maroniti anche, eccetera. Cosa voglio dire con questo? Che tecnicamente sarebbero tolto Efrem e Afrat, che sono del IV secolo, a partire dal V secolo in avanti, tecnicamente tutti eretici, dal punto di vista nostro, diciamo, di come si ragionava una volta, ma di come ancora molti ragionano. Per cui io questo discorso ve lo voglio fare, perché non capiti che tornate a casa, trovate qualcuno molto più informato di voi, dice: ma voi avete fatto una settimana sugli eretici, cioè questa gente che voi avete studiato, sono tutti o monofisiti o nestoriani, eccetto i primi due. Come porci davanti a loro? Ecco, noi ci poniamo con la libertà di chi sa riconoscere in questi autori, e generazioni di credenti prima di noi l'hanno fatto, quindi siamo in buona compagnia, l'opera dello Spirito Santo. Vi dicevo Isacco, ad esempio, il grande enigma e problema per chi ragiona al modo di quelli che voi potete trovare a casa vostra, cioè Isacco, tecnicamente un nestoriano, che invece è un santo per tutte le chiese, e in quegli ambienti un po', diciamo, stretti, in cui questo discorso non viene tanto accettato, si è addirittura costruita a Isacco un'altra biografia. Ad esempio, in un certo ambiente copto si dice che in realtà non era, gli scritti non sono di quell'Isacco lì, ma sono di un altro Isacco che è vissuto in Egitto. In ambiente greco si inventano due gerarchie, una ortodossa, cioè ortodossa nel senso non eretica, e l'altra invece eretica, e quindi gli scritti sarebbero di quell'ortodosso, non di quell'eretico che era nestoriano. Insomma, tante fandonie per non ammettere una realtà, che lo Spirito Santo si è preso gioco di noi. E si è preso gioco di noi nel senso che ha suscitato un grande santo in quella chiesa che per tutte le altre chiese è eretica. E forse questo dovrebbe essere però un criterio per cominciare a rileggere le vicende e l'identità delle altre chiese, cioè partire dalla santità per capire la sanità delle varie tradizioni cristiane. Cioè, se una chiesa può produrre un santo del genere, vuol dire che lo Spirito Santo opera in essa. Se lo Spirito Santo opera in essa, vuol dire che non è eretica. Cioè, capite il discorso? Ma ovviamente questo discorso che noi facciamo qui con nessuna autorevolezza si comincia a fare anche in ambito ecumenico, cioè ad alti livelli. E quindi la santità di questi autori ha aiutato anche a ricomprenderci nelle nostre identità personali. Per cui, come vi dicevo, ci sono state delle formulazioni, degli accordi cristologici, quello con la Chiesa Assiria del 1994, quello con i siri ortodossi, in cui tutto questo è stato appianato, cioè si è detto, si è ammesso
che al di là delle formulazioni particolari in cui le varie chiese hanno espresso il loro dogma cristologico, in realtà dicevano qualcosa di molto simile. Quindi, sono eretici o sono padri? Beh, dico, la santità mostra che non sono eretici, ma oltre a questo anche un cammino teologico ecumenico che è ben più autorevole di quello che io vi posso dire, che dimostra tutto questo. Una conclusione questa a cui era arrivato già un vescovo del XIII secolo, un vescovo siro-ortodosso di Aleppo, l'ultimo nome che vi do, con il quale vorrei concludere. Lui si chiamava Gregorio Bar Ebreus. In realtà c'è un nome che è lungo così, però io vi do solo l'ultimo. Bar Ebreus, alla latina, in siriaco Bar Ebroio, Gregorio Bar Ebroio. Una personalità, mi sarebbe piaciuto parlarvi anche di lui, ma il tempo non c'era, tra le più interessanti della letteratura siriaca. Siamo nel XIII secolo, in quello che si chiama il Rinascimento siriaco, e questa è una delle persone più coltivate, più aperte di tutti i tempi. Ha scritto di tutto, di medicina, di astronomia, di tutto, addirittura un libro di barzellette, molto simpatiche tra l'altro. Grande teologo, l'ha fatto vescovo a 20 anni, insomma, vuol dire che avevano visto qualcosa di particolare nella... È vero che all'epoca si moriva prima, si cominciava prima, però insomma non era solo questo. E Bar Ebreus, che è stata una figura di grande apertura ecumenica, dice così in un testo autobiografico: quando ebbi raggiunto i 20 anni, il patriarca di allora mi costrinse ad accettare l'episcopato. Allora fu inevitabile intraprendere discussioni con i capi delle credenze diverse dalla mia, sia cristiani sia non cristiani. Siamo ormai nel periodo in cui si fanno anche dialoghi con i musulmani. E in dibattiti basati su sillogismi e obiezioni. Ma dopo aver studiato la questione per un tempo sufficiente e dopo avervi meditato molto, mi convinsi che il disaccordo esistente tra i cristiani non si appoggiava su nessuna realtà, ma solo su parole e termini convenzionali. Per questo ho completamente estirpato dal fondo del mio cuore questa radice dell'odio, e ho assolutamente abbandonato ogni disputa in materia religiosa con chi che sia. XIII secolo, potremmo dire noi, aveva già capito tutto. Ci sono voluti altri 7 secoli perché le parole di Bar Ebreus potessero cominciare a diventare storia, non appunto all'interno del cervello di una persona particolarmente illuminata come era lui, ma appunto storie anche nelle chiese e tra le chiese. Però dalle parole di Bar Ebreus a quello che oggi noi possiamo dire anche a un livello così più ampio di dialogo ecumenico, la risposta alla domanda da cui siamo partiti, padri eretici, credo che sia abbastanza chiara. A tutto questo ci aggiungiamo il fatto che in quelle parole almeno noi ci abbiamo visto qualcosa di utile e quindi di ispirato dallo Spirito Santo. Quindi padri o eretici, che vi venisse fatta l'obiezione, credo che abbiate qualche elemento. Sono sì tutti appartenenti a queste tradizioni, definite ingiustamente nestoriane o monofisite, ma forse tutto questo, come direbbe Bar Ebreus, è solo questione di parole e di nomi polemici, ma non di realtà.